Allora, come mai siamo arrivati a questo punto? I cacciatori hanno sempre cacciato. Quindi, voglio dire, non è che da un giorno all'altro qui ci siamo svegliati e ci abbiamo avuto tutti i cinghiali intorno. È stato gestito male il problema. Certo. Andiamo a trovare le cause di chi ha gestito male questo problema. Oggettivo, io ho avuto modo di dire che oggi gli ungulati sono più degli elettori del Partito Democratico. Questo ha fatto un po' scalpore, ma per far capire che è una popolazione incredibile. 400.000 persone, 400.000 ungulati sono un dato emblematico. Le magie di tutta la Toscana, mettere insieme il mondo dell'agricoltura e il mondo della caccia, dobbiamo far comprendere che vanno abbattuti, vanno dimezzati in tempi certi, va fatto applicare l'articolo 37 in tutta la regione toscana. L'agricoltore deve poter chiedere l'aiuto del mondo dei cacciatori, non soltanto a posteriori, che c'è stato un danno, ma anche in maniera preventiva, quando si avvisano queste difficoltà. Non ci sono più risorse per corrispondere delle risorse economiche, per esempio, al mondo della caccia, al mondo dell'agricoltura per rimborsare i danni, bene, un intervento preventivo, un intervento che vada all'addestramento nei prossimi 3 anni, coinvolgimento del mondo venatorio. Soprattutto anche la regione si deve riprendere il potere sostitutivo di incidere in quei territori, in quelle province, come per esempio nel Senese, dove le ATC o le province non sono state in grado di gestire questo fenomeno. Grandi Scaramelli però, cosa L'ha c'è? detto che gli ATC non sono riusciti a L'ha risolvere detto. No, e ora alcuni ATC. Ora Lavora da un diamo un annone. incarico Si sta agli lavorando. ATC di risolvere il problema che hanno creato. Non lo risolve il problema chi lo ha creato.